incrocio di formare i lavoratori dello stato dell'arte della procedura e provare a comunicare, nonostante la situazione sia difficilissima, a quelli che possono essere gli scenari immediati, assolutamente non positivi. Si svolgerà domani a Rigutino, alla presenza delle rappresentanze sindacali, l'Assemblea dei lavoratori Cantarelli, la storica azienda tessile aretina da 2 anni e mezzo in amministrazione straordinaria ed ormai ad un passo dal fallimento. Sulla scrivania del commissario straordinario Romagnoli non sarebbero infatti arrivate proposte appetibili per la cessione della società. 2 le offerte in campo, quella di Men's Fashion Group e di BLS. Il 12 di aprile il giudice ha chiesto il completamento della procedura amministrativa con deposito degli relativi atti entro il 4 di maggio e questi atti non indicano l'assegnazione dell'impresa Cantarelli a uno dei concorrenti che si sono presentati, è chiaro che il giudice si troverà davanti una strada che è quella della conversione della procedura in procedura di fallimento. Intanto dal segretario nazionale della FEMCAM CISL arriva una richiesta formale inoltrata in extremis al MISE, ossia trattenere il fallimento e nominare un curatore bis. Noi veniamo da 2 anni e mezzo di commissariamento di questa azienda senza che, nonostante 4 procedure di vendita attivate, non si è riusciti ad assegnarla questa impresa. L'unico motivo per il quale potrebbe essere auspicabile un commissario bis è perché la normativa ci mette dei paletti estremamente stretti riguardo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel caso di conversione in fallimento. Per il resto, francamente non sono in grado di esprimere giudizi riguardo a quest'ipotesi.